Giulia De Lellis insultata da Signorini, il vero motivo dell'attacco. Alfonso Signorini si svela, ecco perché ha attaccato Giulia De Lellis. Alfonso Signorini da dopo il duro attacco contro Giulia De Lellis avvenuto durante la quarta puntata del Grande Fratello VIP è stato ricoperto sui social di insulti veramente vergognosi da parte dei fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Commenti veramente bassi, indirizzati ovviamente verso l'orientamento sessuale del direttore di Chi. Alfonso ha quindi usato il suo salotto virtuale cancelletto Casa Signorini per spiegare una volta per tutte perché ha urlato quelle parole contro Giulia. Precisamente, queste sono state le parole dette dall'opinionista del reality. Perché mi sono inalterato? Te lo spiego subito. Perché tu Giulia De Lellis non puoi elencare tra le categorie disgraziate della società i gay e i drogati, perché se la Giulia avesse detto io sono ipocondriaca e non voglio condividere la mia sigaretta o il mio bicchiere con nessuno io non avrei detto nulla. Invece, Signorini ha precisato che Giulia ha proprio citato i gay e i drogati, e facendolo ha fatto magari anche senza volerlo una distinzione. Inoltre, Alfonso ha aggiunto che se la De Lellis ha tirato in ballo le malattie riferendosi appunto alle due categorie sopra elencate, è ovvio che ciascuno di noi ha pensato subito all'AIDS. Giulia De Lellis attaccata da Alfonso Signorini, lui non si tira indietro. Alfonso Signorini ha poi concluso la sua precisazione contro Giulia De Lellis affermando che ovviamente quando si associa la parola malattia ad un gay, non si pensa immediatamente al raffreddore, o alla dissenteria, né tantomeno alla mononucleosi, si pensa invece all'AIDS, in quanto quella per anni è stata, anche a causa di un retaggio culturale, la malattia degli omosessuali. E come dare torto al direttore di Chi? D'altronde, Giulia era stata comunque duramente attaccata per le parole dette già da prima della sfuriata di Signorini al GF VIP, delle dichiarazioni shock pronunciate dall'ex corteggiatrice erano infatti rimaste traumatizzate sia numerose persone comune, ma anche VIP, tra cui Soleil Sorge. La fidanzata di Luca Onestini aveva palesato il suo allontanamento dalla presunta omofobia di Giulia anche a Pomeriggio 5, in cui la stessa conduttrice Barbara D'Urso era rimasta senza parole. Insomma, attualmente i telespettatori hanno opinioni opposte, è stato infatti chi ha difeso il comportamento della De Lellis, e chi invece ha appoggiato l'opinionista per aver messo in chiaro un argomento così delicato. Come finirà questa storia? Sicuramente se ne ritornerà a parlare durante la prossima diretta del Grande Fratello VIP.